Il tempo sospeso dettato dalla pandemia, tra le tante, ha dato un grosso impulso alle vendite online. Laddove il consumatore era impossibilitato a raggiungere il negozio fisico, arriva ora a tuengo perché evidentemente qualcosa è cambiato nel frattempo nella percezione dei consumatori. È cambiato sicuramente il tempo e il modo di fare acquisti. Ciò che era già forte ed era lo sviluppo del commercio online, e lo conosciamo un po' tutti, come dire, il sistema ed i meccanismi di questo mondo, è che forse nel sud Italia, per questioni anche un po' culturali e quasi di romanticismo, stentava un po' a prendere il via. Con il lockdown ha avuto un'accelerazione violenta, portandosi un po' alle medie nazionali e anche internazionali. Quindi di qua cominciano a innescarsi un po' di problemi per le attività fisiche che non hanno poi, come dire, una proiezione nel mondo di internet. Twengo non è un'applicazione, ma è una piattaforma. Sì, Twengo non è un'applicazione, non è un vero e proprio marketplace, nel senso che Twengo non compra e rivende come fanno, come dire, i grandi marketplace che tendono ormai a spersonalizzare del tutto il rapporto tra il cliente, il consumatore e il venditore, il dealer. Twengo, come dire, guarda un po' al passato in una proiezione poi futura. Nasce come una piattaforma di contatto tra chi compra, chi cerca e chi vuole vendere dei prodotti, andando a dare a questi soggetti, soprattutto, cioè i venditori dei negozi sotto casa, soprattutto uno strumento di visibilità nel mondo di internet, nel mercato online, perché molto spesso queste piccole aziende, soprattutto, e parliamo di piccole piccole attività dove c'è solo il titolare, magari col proprio figlio, col garzone di bottega, non hanno o gli strumenti economici per poter stare in un mercato del genere, o piuttosto gli mancano proprio le conoscenze informatiche per poter fare vendite online. Quindi Twengo nasce per questo: dare a questi negozianti, cioè proprio quelli che abbiamo sotto casa, la possibilità di competere in un mercato che ormai è diventato telematico ed è diventato ultra informatizzato. Quindi con semplicità possiamo portare ogni piccola attività a competere con i grandi marketplace. Non ne dirò, non farò nomi perché non voglio fare pubblicità agli altri, perché dobbiamo credere in noi stessi, nelle piccole attività, nei commercianti, le botteghe, le piccole agenzie di servizi, i professionisti. Possiamo e dobbiamo competere con questi grandi mostri attraverso la nostra piccola bicicletta e dobbiamo iniziare a pedalare. Oltre alla vendita, sicuramente il venditore che utilizza Twengo come strumento può dare dei servizi aggiuntivi che il grande marketplace non è in grado di dare. Se facciamo un esempio banale, la signora Pina ordina un paio di pantaloni e poi la taglia purtroppo è stretta, avendo il contatto diretto con la consegna a domicilio, il gioco è presto fatto. Se il venditore, peraltro, è anche, come dire, acquisisce un minimo di background e di dimestichezza, quando consegna la taglia 44 alla signora Pina, già si porterà con sé la 42 e la 46, perché può dare un servizio, una cortesia che è una personalizzazione, un rapporto personale che il grande marketplace non può dare. Ecco, spieghiamo ora ai consumatori finali, agli utenti, ma anche ai commercianti, ai venditori che vogliono usufruire del servizio, cosa devono fare. È molto semplice, e basta cliccare su www.twengo.it, andare sul portale, sulla piattaforma e iscriversi, o come venditore o come acquirente, come consumatore. Dopodiché il gioco è fatto, è molto semplice, in pochi semplici passaggi si ha già la possibilità di fare acquisti, cioè di mettere in piedi un carrello di prodotti, anche misto, poi sarà il portale a distribuire sui singoli venditori. Piuttosto che dal lato venditore è molto semplice andare a caricare i propri prodotti, le proprie immagini, il proprio logo aziendale e iniziare a vendere. Poi per chi è più smaliziato, per chi comincia, come dire, a capire come funziona il meccanismo del portale, poi c'è la possibilità ovviamente di mettersi in mostra, come dire, di rendere più appetibili i propri prodotti. Noi l'invito che diamo è quello di non subissare di commissioni, per esempio, il consumatore finale, proprio perché abbiamo un rapporto personale con il consumatore che vogliamo mantenere, che vogliamo sviluppare, che vogliamo far crescere. Quindi già oggi la salumeria sotto casa consegna la spesa a domicilio, non ha mai preso, come dire, 1 euro, 2 euro di commissioni, potrà continuare a farlo, anche perché
Twengo impostato in questo modo, si può vendere, si può essere presenti in una piazza solo se si è in grado di consegnare a domicilio. Questo è importantissimo e difende le attività di una piazza dalla concorrenza delle attività delle altre piazze, delle altre città. Ci sono dei costi che devono sostenere i venditori e i consumatori. Anche in questo, quando abbiamo progettato Twengo, abbiamo pensato soprattutto alle nostre attività, ai nostri amici. I costi sono molto, molto contenuti rispetto a ciò che è presente in questo momento sul mercato. Questo perché crediamo nella sopravvivenza delle attività fisiche, nei negozi e nelle botteghe sotto casa. Per il consumatore, naturalmente, il portale è completamente gratuito.